Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti. Allora, buonasera a tutte. Innanzitutto, nuovo video recensione dei prodotti beauty finiti della casa, credo, o non lo so. Non ho idea di cosa ho messo qua dentro. Però questo è il video di prodotti finiti, perché dopo domanderà che buttare, quindi è ora che faccio sto video prima che sia troppo tardi. Allora, con il primo prodotto vi faccio vedere questo della Texal, che ve l'ho fatto vedere anche parecchi stamattina, parecchi, quei pochi che vi ho fatto vedere, della Texal Orchidea Viola, profumo di ledro e di cedro, profumo di legno e di cedro, che stavo di, vabbè. Orchidea Viola, 750 ml di prodotto. Questo mi piace davvero molto, è una profumazione non troppo eccessiva. Sì, mi strapiace, è veramente molto molto buono, quindi ve lo consiglio perché è davvero ottimo. Poi, come altro prodotto, ed è vergine della persona, questo l'ha utilizzato, anzi l'ha terminato mia nonna, perché lo utilizza sempre lei e le piace, le strapiace, diciamo la verità. Garnier Fructis Active di frutti, di frutti fortificanti antiforfora della Fructis, shampoo fortificante 2 in 1, libera dalla forfora. Ok, pirotolamina, vabbè, quella cosa lì, non ho idea di cosa sia sta roba, l'ho letto qua dietro, vedete qua davanti, vabbè, comunque più tè verde, capelli normali, efficacia antiforfora immediata, effetto lenitivo anti ricomparsa è dimostrato. E infatti è vero, perché è top, ci piace da matti. Allora, vi è un paio di 12 mesi per 250 ml di prodotto, top top top, molto buono, non c'è che dire, mi è piaciuto sia a me che a mia nonna. Vabbè, lo usa lei più lei che io, ma io uso più il Pantene, ma stavolta andavo di fretta e ho utilizzato un altro che è un doccia, che vi faccio vedere in un altro momento quando farò la mia skincare, hair care. Poi butto tutto a terra perché sto prendendo a random. Allora, come altro prodotto della cura della persona, ho finito non uno ma ben due, quanti ce n'è qua? Ah no, solo due, ok, ben due, e ho travasati anche nel contenitore del sapone per lavamani. Questo lo usiamo sia in doccia che per lavarci le mani, ed è il Vidal Ginseng e Guaraná, rivitalizza e tonifica, body wash, energy e sport sarebbe, ma va, comunque questo è per un paio di 12 mesi da 500 ml di prodotto, vedete questo, promozione, non vi dico, buonissima, fantastica. All'inizio devo dire la verità, non mi piaceva, poi però fantastica, mi è piaciuta un botto, molto buona, sì, ve lo consiglio. Se lo vedete attività acqua sapone o che Dio si voglia, acquistatelo perché ne vale la pena, è davvero molto buono, eccellente, doppione. Poi altro prodotto non per importanza, 22, uno Splendor balsamo capelli più l'acqua micellare, tutto in uno, strucca e detergente senza risciacquo, mai, mai ragazze, risciacquate sempre, perché Garnier è buona sì, ma fino a un certo punto, quindi risciacquate che è meglio. Questa è per un formato, maxi formato, da 400 ml di prodotto, molto buono, sì, non brucia. Questa era con l'acqua tapporosa, ma adesso io a breve ne ho acquistato un altro, che era quello di... quella sempre, sì, quella che c'ho lì sul davanzale dell'avello, davanzale, che sto dicendo, vabbè, avete capito, quella col tappo verde. E questa col tappo rosa è finita, ma quando finirà quella verde forse comprerò di nuovo questa. Per adesso mi faccio bastare i campioncini, perché anche i campioncini vanno usati, se no che razza di beauty blogger sarei se non comincio con i campioncini. Quindi questi vanno bene, top, mi è piaciuta, e strucca quello che deve struccare,
Poi anche questo l'ho terminato. Questo è un 300 ml di prodotto per 12 mesi di PAO. Questo è, vabbè, non a tutti può piacere lo Splendor, ma a me mi ha fatto veramente bene, mi è piaciuto tanto. Adesso c'è un altro balsamo della Elvive L'Oreal, che non mi ricordo dove l'ho messo. No, cioè non è, ah, è lì sul lavello del bagno, qui a fianco alla lavatrice. Comunque, a posto di questo, sono in alternativa con l'altro della Elvive. Questo qui mi è piaciuto tanto e lo sto, appunto, l'ho terminato e ve lo farò vedere che mi è piaciuto e lo ricomprerei. Sì, ma per il momento mi faccio bastare quello che ho all'occorrenza in casa. Però ve lo consiglio perché è davvero buono, top. Niente ragazze, questo era tutto. Mi è piaciuto quello che vi ho recensito, nulla di bocciato perché non c'è nulla di bocciato. Era tutto molto buono e nulla flop, nel senso, tutto molto buono, un casino, un corno, vabbè, a parte quello. Vi consiglio i prodotti, sì, a andare a comprare sì, ma dipende, se voi vi aspettate cose molto extra, non saprei. Ditemi voi quale vi è piaciuto, se vi è piaciuto e quali comprereste dei prodotti che vi ho recensito finora. Lo Splendor mi è piaciuto, fatemi sapere questi due commenti sempre garbatamente. Nulla, mettete appunto un like, commentate, iscrivetevi e perché no attivate la campanella e fatela diventare nera. Ciao, a presto, un bacio, buona vita a tutte.